Romina Power è andata su tutte le furie, a causa di un furto d'identità sui social. L'artista statunitense, attraverso un post pubblicato sui social, ha rimproverato duramente l'autore del gesto. Da alcuni giorni su Facebook circolava un profilo con le foto di Romina Power. Inoltre il profilo inviava delle richieste d'amicizia a tutti i fan dell'ex moglie di Albano Carrisi. A dare l'allarme immediato è stata la pagina ufficiale dell'artista. In particolare una fan, dopo aver capito quanto stava accadendo, ha messo in guardia tutti gli utenti della fanpage. In seguito alle varie segnalazioni, il malfattore è stato subito identificato e smascherato. La persona aveva messo in atto un vero e proprio furto d'identità. La stessa Romina Power, allertata dai suoi fan, è andata su tutte le furie. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha espresso tutto il suo malcontento per la spiacevole vicenda accaduta. La figlia di Tatiran Power è apparsa piuttosto irritata ed ha bacchettato l'autore del gesto. Dopo aver postato lo scatto utilizzato nel profilo fake, la donna ha espresso delle parole di rimprovero. Vide: questo profilo Facebook non sono io. Qualcuno con molto tempo da perdere ha creato un profilo copiando il mio. Io penso che sia meglio essere se stessi. Se no è tempo sprecato. Romina Carrisi imita la mamma, usa i social per esprimere il suo stato d'animo. Romina Carrisi, dopo aver ereditato la bellezza di sua mamma, sembra seguirla anche nei comportamenti. La figlia di Albano e Romina è molto attiva sui social. La giovane, così come sua madre, ama informare i fan sul suo stato d'animo attraverso i suoi profili interattivi. Qualche giorno fa, la stessa Romina Carrisi ha confessato su Instagram di vivere un periodo molto triste della sua vita, ma di essere serena. Albano e Romina Power di nuovo insieme sul palco. Albano Carrisi e Romina Power sono di nuovo insieme. I due artisti torneranno ad esibirsi a Bolzano, esattamente il 27 dicembre. Il concerto si terrà al Palasport di Via Resia e già sono stati messi in vendita i biglietti per partecipare all'evento. Il concerto in programma fa parte del tour mondiale che ha portato i due ex coniugi in giro per i vari paesi europei. In attesa di sapere se Romina Power passerà il Natale a Cellino San Marco, vide: per ora si sa che tornerà a duettare con il suo ex marito. Inoltre, Albano e Romina durante la notte di San Silvestro si esibiranno in Polonia.